Due reti nel primo tempo e l'Aquila regola il Lanciano, continuando così la rincorsa verso il secondo posto in classifica. Neanche un minuto e Di Ruocco chiama Ele Zai alla parata con i piedi. Al terzo il Lanciano risponde con Iseni, che si fa pericoloso da media distanza mettendo di poco sul fondo. Al quinto occasionissima l'Aquila, errore in disimpegno del Lanciano. Di Ruocco ruba palla ma perde l'attimo per il tiro, poi conclude a difesa schierata ma non trova il bersaglio grosso. Ci prova poi Shiba su un paio di rimpalli ma la retroguardia frentana non concede sbocchi. Minuto 14, Di Ruocco ci prova dal limite e Ele Zai si oppone a mano aperta. Sugli sviluppi del corner, torre di Scognamiglio, pallone che arriva a Brunetti, colpo di testa che coglie in pieno il palo. Il Lanciano si fa vedere poco oltre il quarto d'ora e va vicinissimo al gol. Ci vogliono i migliori riflessi di De Chirico per disinnescare il colpo di testa di Tissone, poi Priorelli ancora di testa da buona posizione mette fuori. La gara si sblocca al 29esimo, Massetti riceve palla nel cuore dell'area, arma il diagonale, buca un Ele Zai non esente da colpe che si fa passare il pallone sotto il corpo. Al 32esimo vale come un gol la chiusura di Colombatti su Campagnol Bocchio, che altrimenti sarebbe andato a tu per tu con De Chirico. Poco prima dell'intervallo poi l'Aquila raddoppia, angolo dalla destra, Shiba di forza si prende spazio a centro area e incorna mandando la palla in fondo al sacco. Ripresa a 3 minuti e Massetti scalda i guantoni a Ele Zai con una staffilata dalla lunga distanza. Il Lanciano si fa vedere all'11esimo con la punizione di De Marchi che termina sul fondo. Gli ospiti provano a riaprirla e al quarto d'ora hanno un'occasione limpidissima con il neo entrato Carella, che riceve da Mazzieri e con un diagonale prova a beffare De Chirico ma non trova la porta. Al quarto d'ora torna a farsi vedere l'Aquila, Massetti per D'Ercole che in girata esalta i riflessi di Ele Zai. La gara poi scende di tono e per trovare un nuovo spunto di cronaca si deve arrivare al 39esimo. Massetti vede Ele Zai fuori dai pali e prova a beffarlo con un pallonetto. L'estremo difensore frentano però recupera la posizione e salva. Finisce così, le due squadre vanno a prendersi gli applausi delle rispettive tifoserie, con il pubblico aquilano che tributa applausi convinti anche per l'ex Stefano Bellè, oggi allenatore del Lanciano, la migliore istantanea per chiudere i 90 minuti del Gran Sasso a Concia. Una prova chiaramente positiva, ok? Devo però, per poi continuare, lasciatemi dire una cosa. È venuta una squadra che è il Lanciano, chiaramente allenata da un allenatore che prima di essere un allenatore è un uomo. Ragazzi venuti in condizioni veramente precarie, quindi con le macchine. Il calcio ha tanto bisogno di queste persone. Persone che ci mettono del loro, persone che hanno onorato la maglia di una città, una maglia importante, veramente in condizioni critiche. Io voglio fare un plauso a Lanciano prima di commentare quella che è stata la partita. Adesso dico che la partita è vero che nel primo tempo è stata decisa nel primo tempo, ma non è stata assolutamente facile. Prima del trentesimo del secondo tempo la partita era fortemente in bilico perché il Lanciano ci ha messo in grossa difficoltà. È vero che i ragazzi hanno interpretato al meglio quelli che erano i dettami loro dati, abbiamo schiacciato di fatto il Lanciano, che comunque è ripartito diverse volte, ci ha messo in difficoltà, insomma, con delle ripartenze. All'Aquila ho passato due anni importanti, belli, da protagonista, perché comunque credo di aver fatto bene come giocatore, anche come mi sono sempre comportato bene con tutti. E quindi tornando all'Aquila, sì, è diverso, nel senso che uno stadio totalmente diverso, ma comunque la gente è rimasta quella. Un po' invecchiata negli anni, attempata, però comunque le facce sono quelle. E un'emozione stupenda. Mi è dispiaciuto magari non portare a casa dei punti, perché comunque sono l'allenatore del Lanciano e ho fatto di tutto oggi per poter portare a casa la partita. Però purtroppo avevamo di fronte una squadra forte, però alla fine comunque ce la siamo giocata.